Pratica di Zen Yoga. Ci distendiamo, allunghiamo le gambe. Piedi più arricati, un poco più larghi del bacino. Le braccia lungo i fianchi, palme delle mani rivolte in avanti. Il mento leggermente aperto. Cerchiamo di rimanere immobili, ma se sentiamo il bisogno di adattare un po' la posizione, possiamo muoverci per farlo, ma poi cerchiamo di restare il più fermi possibile. Iniziamo a impegnare il respiro portando concentrazione sotto l'ombelico. Inspiro, sento l'addome espandersi verso l'esterno, verso l'alto. Ispirando, lo sento rientrare all'interno della sua cavità. Quando espiro, comincio a chiudere l'ana. Sento tutta l'aria del perineo che si compatta verso l'alto. Cerco un respiro lungo, profondo. Per avere una sensazione più diretta, posso poggiare le mani sotto l'ombelico, sull'addome. Cominciamo a impegnare anche le vertebre lombari. Quando inspiro, le allontano da terra, ci possono passare le mani sotto. Quando invece espiro, mi appoggio al suolo. Sentirò che altre parti del corpo collaborano a questo movimento, chiamiamolo così, ma io cerco di isolarlo il più possibile nella zona lombare, quindi la mia concentrazione va in quella direzione.
lentamente, ruoto su un fianco e mi porto a quattro zampe. In questa posizione controllo che le spalle siano, le braccia siano all'altezza delle spalle, le gambe all'altezza del bacino, spalle e polso perpendicolari tra loro, rilasso bene la colonna vertebrale, sento la gravità che permette alla colonna di estendersi, inspiro a pulimento, chiudo l'ano, faccio partire il movimento dal bacino ed espirando dato la colonna e porto il mento sullo sterno. Inspiro, movimento dall'altro lato. Poi torno al centro. Qua, per aumentare stabilità, per essere più stabile, concentro lo sguardo fissando un punto a terra. Inspiro, espirando sollevo da prima una gamba, poi il braccio e porto la gamba in torsione. Inspiro. Espiro.
va lateralmente proprio, eh? Devo sentire lo stimolo arrivare fino alle scapole. Il piede martello. Mi fermo, mi porto il ginocchio in senza, per l'esattezza, lascio che il respiro torni a essere lungo e profondo, respiro solo attraverso il naso. Poi portiamo due dita della mano sinistra, non il pollice, sul polso destro. Esercitiamo una leggera pressione. Cerchiamo di sentire il battito del cuore, la pulsazione. Respiro lungo e profondo, molto silenzioso. E rimaniamo concentrati sia sul respiro che sul battito contemporaneamente. Colonna vertebrale eretta, le ginocchia prendono leggermente terra. Torniamo supini. Allora, guardate, afferriamo i gomiti così, con le mani. Andiamo a sdraiarci sopra. Che dignità, vedete? Facciamo un respiro profondo.
espirando ci solleviamo, andiamo oltre le braccia e appoggiamo il mento aperto a terra. Restiamo in questa posizione. Sento il respiro lungo, profondo, tranquillo, silenzioso. Bene la chiusura dell'anima. Lentamente risaliamo. Allora, io ho passo qui di me un tappetino che utilizzerò perché adesso lavoreremo sulle ginocchia, che sarà un lavoro un poco più impegnativo. Bene che per le ginocchia ci sia stato qualcosa di morbido. Vi porto per adesso in questa posizione. Vedete, il peso è per lo più caricato sui polsi, stessa cosa vado a fare dietro. Bene, capito? Quindi le due parti che sono maggiormente sollecitate sono su una zona più morbida. Unisco le ginocchia tra loro. I piedi su una martella, vedete, il peso è caricato sui polsi, inspiro ed espirando lascio cadere il bacino verso terra, lascio scendere, però lo controllo, non lo abbandono, non lo faccio precipitare al suolo. Ogni tanto sentirete il bisogno di tornare avanti con le gambe perché si muovono, scivolano. Fatelo.
Sentite le scapole ben chiuse, vicine tra loro. Anche qua vi fermate, vi riportate di nuovo in ginocchio, in sesa. Ascoltate il respiro. Lasciate che torni a essere lungo e profondo. Poi portate nuovamente due dita sul polso. Tornate a cercare il battito. Quando il battito sul polso è molto profondo, non si sente bene, si può provare a cercarlo qua, sulla gola, dove generalmente è più evidente. Adesso, partendo dall'espirazione, proviamo a contare quanti battiti riusciamo ad espirare, senza forzare l'espirazione, è naturale, non cerchiamo di allungarla, cerchiamo di, proprio di sentire, basta. Quale che sia il numero di battiti che siamo riusciti a contare, quando inspiriamo, cerchiamo di inspirare per lo stesso identico numero. 8, 8, 6, 6, 5, 5, 4, 4, eccetera, eccetera. Quindi se ho inspirato, se ho espirato per 8 battiti, cercherò di inspirare per 8 battiti. È una forma di riequilibrio, di armonizzazione del respiro, di due funzioni fondamentali, respiro e circolazione sanguigna, battito del cuore. Non devo forzare, quindi piuttosto riduco, ma non devo andare in affanno, non devo trovarmi quando inspiro a rincorrere l'espirazione che è comunque sempre più lunga dell'inspiro. Comincio a contare sempre espirando. Con gli occhi, manteniamo questo lavoro circa 5 minuti, non di più. Poi torniamo a distenderci.
scottiamo in questa posizione, solleviamo le gambe, piedi a martello e scendendo appoggiamo il petto a terra. Siamo in questa posizione qua adesso, vedete? Il bacino è leggermente sollevato. Inspiro, estendo la gamba. I gomiti aderenti al torace, le mani a terra, estendo l'altra. Un respiro secco, un movimento abbastanza veloce. Per me è il destro, quindi impegnerò il lato destro 15 volte, movimento rapido, respiro secco, movimento veloce. Dall'altro lato, movimento lento, respiro lungo e profondo. Poi riprovo lentamente entrambi i lati. Scendo, mi riporto in ginocchio, in sesa, di nuovo ascolto del respiro, silenzioso, sottile, solo attraverso il naso. Chiusi. Nel respiro ha ripreso un ritmo regolare, torno a portare le due dita sul polso destro. Torno a sentire il battito. E torno a contare partendo dall'espirazione. Stesso numero di battiti, inspiro, espiro.
a portarmi di nuovo le quattro zampe. Riprendo la posizione precedente, sollevo di nuovo i piedi, adesso scendo, abbasso il petto. Quindi ho le ginocchia sollevate, il bacino sollevato, le mani le porto sotto il mento, muovendo lentamente, talloni uniti, vado ad eseguire un movimento di torsione. Inspiro al centro, espiro, scendo di lato. Intanto camminate avanti con le ginocchia in modo da portarvi più sollevati possibile. Ascolto da quale lato scendo con più facilità. Per me sembra essere il destro oggi. Quindi muoverò dinamicamente, con respiro secco e concentrato, 15 volte il lato destro. Lentamente 5 volte l'altro lato. Poi troviamo destra e sinistra. Scendo lentamente, torno sulle mani, mi riporto di nuovo. Anche qua torno a calmare il respiro, respirando solo attraverso il naso.
appoggiamo il pollice sull'altro dito sul polso e torniamo a armonizzare battito e respiro. Stesso numero di battiti in ispirazione, stesso numero di battiti in espirazione. Cominciamo a contare sempre dall'espiro. Adesso però inseriamo una variante. Nella fase centrale tra inspiro ed espiro inseriamo alcuni battiti in apnea, in kumbhaka. Non è necessario che siano lo stesso numero dell'inspiro e dell'espiro. Possono bastare anche due o tre battiti. L'importante è che la fase di apnea sia richiamata. Quindi inspiro, conto, espiro. Inspiro, conto i battiti, apnea e poi espiro. Quindi la fase di apnea la facciamo tra l'inspiro e l'espiro. Fase di apnea, ricordate sempre la chiusura dell'anno. Direttamente sciogliamo posizione. Anche qua, durata dell'esercizio di ascolto del respiro e del battito, massimo 5 minuti sono sufficienti, diciamo. Torno a distendere un tappetino. Adesso mi porto in questa posizione. Le mani le vado a portare sulle costole fluttuanti. Le dita sono sulla bocca di stomaco. Inspiro. Espirando, apro il mento, inarco la colonna vertebrale, i gomiti sono chiusi, sento le scapole stimolate che si avvicinano tra loro. I lombari spingono in avanti,
cerco il massimo dell'apertura possibile. E poi espirando, comincio a muovere lateralmente. Inspiro, torno al centro. Espiro, muovo dall'altro lato. Adesso cercherò di dare più dinamicità a questo movimento. Guardate, inspiro, in arco bene la colonna, respirando. Muovo lateralmente destra e sinistra, inspiro, torno al centro. Ora provo anche ad andare in torsione. Massimo allargamento possibile, respirando, ruoto anche la testa. Poi lentamente ritorno in sesa. Anche qua cambio il respiro. Respiro solo col naso, silenziosamente. Inspiriamo afferrando le mani, intrecciamo il tronco, ruotiamo il pollice verso il basso in modo da aprire il petto. Inspiriamo lentamente, espirando inizio a scendere. Appoggio il centro della testa a terra, punto i piedi, solleviamo le braccia. Cerco di portarlo il più in alto possibile. Non muovo la testa in alcuna direzione.
lentamente risaliamo e ci andiamo a portare in posizione fetale. Distesi. Allora, prendete una posizione in cui vi sentite comodi, dal lato in cui siete più. Sentite la posizione più adatta. Qua chiudete gli occhi. Respiro silenzioso, tranquillo. Immaginate di stare respirando attraverso tutti i pori della pelle, tutto il corpo che respira, dai piedi fino alla punta della testa, alle dita delle mani, dalla pelle, dappertutto. Come se tutto il corpo fosse un'enorme cellula, un'enorme unica cellula che respira. Quando inspira si espande, quando espira si contrae. Poi lentamente espiriamoci, espirando, liberamente. Senza pensare troppo che movimento fare, anche ruotando sul pavimento. Poi, altrettanto lentamente, ci riportiamo seduti. Torniamo ad ascoltare il respiro anche qua, alcuni istanti.
rendono ancora più silenzioso, più lungo e profondo. Come se quasi uscendo dal naso il nostro respiro non volesse disturbare l'aria circostante. Immaginate di avere una piuma sotto il naso e questa piuma non si deve muovere né quando inspirate né quando espirate. Respiro profondo adesso, portate le mani in gassò, terminiamo. Grazie.